Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati sul mio canale. Oggi ragazzi siamo qui col secondo episodio Carriera Allenatore col Genoa. Ovviamente oggi andremo a fare altri acquisti, magari qualche parametro zero, visto come abbiamo fatto già la scorsa volta, il primo episodio, quindi mi raccomando lasciate sempre un like, iscrivetevi e attivate la campanella per non perdere i prossimi contenuti. Ovviamente in descrizione troverete Twitch, tutti i restanti link, date un'occhiata. Allora, voglio andare su trasferimenti. Sinceramente volevo finire di vedere qualche, vediamo un po'. Allora, io avevo seguiti questi, anche se poi Candreva non è stato possibile prenderlo. Staff primavera, che cosa ci abbiamo qui? Staff primavera. Ah, ok, va bene. Vivaio, per quanto riguarda il vivaio, ci abbiamo. Qua purtroppo hanno cambiato tutto, mi devo ancora abituare io, quindi. Non vedo più il vivaio, magari. Ok, cerca giocatori, abbiamo mercato. Ah, eccolo qua, staff primavera, forse è qui. Questi qua, beh, no, ok, sono da ingaggiare. Va bene, questi qua, ok. Sono già trasferimenti, ma va bene. Andiamo nel hub mercato, beh, sarebbero i giocatori che abbiamo. Per quanto riguarda noi dobbiamo andare relazione, beh, questi qua sono quelli là che ci abbiamo, che dobbiamo seguire. Io andrei comunque negli svincolati, voglio vedere qualche altro ruolo, voglio vedere, non nazionalità, sinceramente qualsiasi a me andrebbero bene. Tanto a livello di portieri questo qua non so come si potrebbe essere. Ah, ci abbiamo anche Ochoa che io comunque prenderei. Già conosco l'overall di questo. Questo è un 80, quindi da prendere assolutamente. Facciamo così, almeno vediamo anche l'età dei portieri. 33 anni, questo qua. Anche se bisogna aspettare circa una settimana. Per quanto riguarda difensori abbiamo Ahmed Ali. Sono tutti giocatori arabi qua. Che cavolo è questa roba? Jesus Gallardo, terzino sinistro, ma seguiamolo. Poi cosa abbiamo? Kirwan, Pedro Miguel. Io comunque prendo quella nettamente più forte. Ad esempio, questo qua, Uriel Antuna. Ma è una bestia questo. Se queste vengono le sue statistiche. Cavolo, resistenza se c'ha. Madonna mia, agilità accelerazione deve essere un mostro questo. Sicuramente lo andremo a seguire subito. Questo è un bel CC. Che cos'è? Ungherese, se non sbaglio, nazionalità, quindi andiamo a seguire. Beh, secondo me a livello di esterni siamo messi bene. Per quanto riguarda gli attaccanti, Astan non lo vedo tanto buono, non lo so. Mustafa, chi è questo? Alexis Vega S, minchia, oddio, tiro a distanza, quanto c'ha di dribble? Non lo dice, cavolo. Questo quanto sarà? Un 80, 79, 78? Quanto potrebbe essere? Cominciamo a seguire questi qua. Ovviamente noi andiamo avanti, anche se il campionato comunque è quasi alle porte. Siamo praticamente all'inizio del mese, quindi tra l'altro dobbiamo ancora cedere parecchi giocatori. Ci abbiamo lui, Cisborra. La possiamo anche vendere a questo punto, anche se lui è un terzino, circa 4 milioni, quindi allora andiamo con 4 milioni, che cosa dicono, eh? Tanto comunque là in alto c'è la tensione. Va bene, questa è una squadra da fare da zero, cioè in live qualcuno mi ha fatto vedere la squadra mentre era live su Twitch. Ho detto guarda, ma perché hai scelto Genova? Devi scegliere Bari, queste squadre qua, Palermo. Ho detto guarda, ho un sogno per quanto riguarda il Genova, far vincere il decimo scudetto. Allora, abbiamo Badel che comunque è in età molto molto avanzato.
Un milione e mezzo, ma tratto dalla Turchia, Besiktas. Secondo me anche per la panchina sarebbe buono, però ripeto, stai mirando 2 milioni, un po' troppo, però. Se no a questo punto potrei tenermelo per la panchina, non sarebbe male. Sì, me lo tengo per la panchina, tanto poi sicuramente andrò a prendere qualche centrocampista migliore di lui. Quanto riguarda i soldi, dov'è che si vede? Ma hanno cambiato tutto qui, a finanze. Abbiamo più di 110 milioni, quindi hai voglia. Vabbè, questi qua sono tutti quei dataset che stanno, diciamo, seguendo. Zerbin, questo è quello del Napoli, ammazza, oh. Ah, questi sono tutti i suggerimenti, questi qua sono. Però Zerbin del Napoli, tanta roba, pure questo è l'Udinese, non sarebbe male, eh. Magari con i prestiti. Marcos Antonio di Lazio. Ah, questo qua è fortissimo, questo qua del Venezia. Mazzo, questi sono infiniti, va bene, poi. Ah, quasi ok, si possono mettere le istruzioni, va bene. Osservatori, va bene, questi qua, qui là che. Per quanto riguarda il vivaio, non ricordo più il vivaio dove sta, Primavera. Vedete, non li trovo più. Strana sta cosa. Ah, ecco, col triangolo si fa. E beh, purtroppo mi sono capitate tutte trofee, che tranne questo qua, Esposito, questo è un attaccante. Questo qua mi ha dato uno forte per via dell'Ultimate Edition che ho comprato comunque. Quindi se qualcuno se lo chiede, questa è una PT, c'ha 5-5, anche se. No, questa è un'ala sinistra che può fare anche l'ATT. Però, ripeto, non ha statistiche da attaccante. Sicuramente me lo metto nella squadra prima che comunque voglia andare via. Sapete che poi dopo un po' di tempo questi giocatori qua vogliono comunque andare via, quindi vado ancora avanti col calendario. Ah, che okay, questo qua abbiamo ceduto. Vabbè, questo è il classico filmato, quindi skippiamo. È andato in questa squadra, non so che squadra sia. Vediamo un po' il voto dicono B. Beh, è stato un buon prezzo. Va bene. Nel frattempo noi comunque punteremo soprattutto agli svincolati. La coppia adesso qui, per quanto riguarda la difesa, Criscito De Nayer, per me va bene. Sicuramente bisognerà prendere un portiere. Sicuramente bisognerà prendere un testino sinistro, qualche punta, fare un bel colpo in attacco, quindi aspettatevi tante cose. Sto aspettando questi due che. Questi qua che ho seguito, questo qua Vega, o 77, o vale 20 milioni circa questo. Antuna. Beh, dai, da prendere subito questo. Questo qua poi me lo sposto subito come. Peccato quel 3-3. Guardate, vuol fare anche la punta questo. Stavo dicendo, me lo sposto subito di ruolo, però già può fare l'esterno sinistro, quindi. Beh ragazzi, è da prendere subito, ma proprio all'istante, prima che qualche squadra metta gli occhi su questo giocatore. Importante? Ok, cruciale, va bene, cruciale. Ovviamente questi primi video saranno sempre così col calciomercato, quindi. 3 anni di contratto, facciamo 4. Per il momento non è che stiamo spendendo chissà che cose, da come potete vedere, sto ancora tenendo tutti i budget. Perfetto, 10.000 a settimana. Ecco qua che arriva, nuovo colpo, che colpo ragazzi. Questi sono anche giocatori che comunque possono crescere, magari arrivando in Serie A ti offrono 40 milioni e tu lo vendi comunque, cioè una cifra di 40 milioni quando andremo in Serie A è irrinunciabile, 40-50 milioni, sicuramente se mi arrivano quei soldi io lo vendo, giustamente poi dovrò farmi anche la squadra per la Serie A. Ma io già da quest'anno in Serie B
Cercherò già di fare la squadra per la Serie A, assolutamente. Ecco perché voglio prendere anche qualche giocatore fenomenale, qualche campione voglio prendere. Sicuramente mi daranno voto A, comunque è stata un'ottima trattativa questa del Genoa, assolutamente. Per forza, ottimo affare, e che affare. Allora, vediamo lui e andiamo subito a mettere lui. Che affare, che affare. Ah, tra l'altro lui era un esterno destro, va bene, va bene. Lo mettiamo addirittura in panchina lui. Tanto ce l'abbiamo doppia punta, Puskas abbiamo. Che comunque c'ha anni 26, ma per me è uguale, quindi. Ok, abbiamo potenziale esterno sinistro. Vediamo un po' qui. Io volevo prendere Insigne, ma purtroppo costa parecchio. Insieme ad Criscito, però. Lui è 80, che vi ho detto che era 80, quindi lo vado assolutamente a prendere. Questo era il portiere titolare lui. Cruciale. Anche se c'ha 37 anni, 2 anni di contratto. No, ho sbagliato, volevo mettere 2 anni e ne ho messi 3. Vedo che quest'anno ci sono anche le procuratrici, comunque fatto niente bene. Queste sono cose che devono mettere minimo da un paio d'anni comunque. Però purtroppo. Oh, subito è fallita. Minchia, cosa serve la tensione lì in alto? Spero che non sia fallita per sempre la trattativa comunque. Dai, su. È 80 sto portiere. Fatemi un po' vedere questi. Ah, 75, va bene, va bene. Undav. Anche se secondo me lui calerà comunque durante la stagione. 8-8 barra 14.000. Anche se mi conveniva prendere quello, Ochoa, perché comunque non mi calava, perché non cala, tipo come Buffon, e adesso Buffon non so quant'è di valutazione qui, ma su FIFA 22 lo prendevi a 40 anni, 42 anni. Rimaneva così fino a 45-46 anni, 80 rimaneva. Quindi ecco perché secondo me conveniva prendere Ochoa. Anche se questo comunque calerà di parecchio durante l'anno. Calerà veramente di parecchio questo. Anche se Ochoa ha 37 anni, questo ne ha 33, quindi intanto è arrivato in sede, sta facendo già i primi allenamenti, diciamo. Vediamo il numero che sceglie, voglio sapere il numero. Numero 12, va bene, va bene. Possiamo skippare, va bene. Che voto mi daranno? Secondo me tra B e C mi daranno. Probabilmente, mi sento questa cosa. Addirittura. Beh. Ottimo affare. Andiamo a mettere anche titolare. Tanto abbiamo questo Martinez che è 24 anni, non serve a nulla. Tra lui e lui. Ma stiamo là, stiamo, quindi. Ok, vedete che io mi sto muovendo tramite i parametri zero perché comunque devo fare 10 colpi con quei soldi, quindi. Allora, sto vedendo qui, questo è 75, stessa cosa Antuna, Zerbin, beh Zerbin sarebbe un ottimo terzino del Napoli, vediamo un po'. Ochoa, vediamo un po' se riusciremo a prenderlo nel caso. Ok. Allora, andiamo avanti. Tra l'altro, fate vedere a quanti minuti siamo. Ok, siamo a 14 minuti. Devo sempre vedere se sta registrando, perché può sempre capitare che questo qua è da vendere subito. Io accetto subito 1,5 milioni, non me ne frega nulla. Non bisogna perdere più tempo. Bisogna subito far vincere il decimo scudetto a questa squadra. Anche lui va via. A Levante è andato. Mazza. Fa la panchina sicuramente. F.
Ma non hanno preso bene forse i tifosi dirigenti, non lo so, però non mi importa. Comunque, 1-2 tra l'altro. Allora, programma settimanale, obiettivi, va bene, va bene, va bene. Sicuramente primavera, va bene, cerca giocatori, osservatori, voglio vedere un po' questi giocatori qui, fatemi vedere un po' questi giocatori. Vabbè, più o meno sono quelli che comunque Agostinelli, chi sono sta gente? Questa è gente regina, per me sono gente scarsa. A me mi serve comunque sì, il portiere del Palermo questo. Qualcosa c'è nel campo. Qualcosa anche comunque dalla Serie A. Ah, questo qua tra un giorno, quindi dobbiamo cercare di prendere anche i giocatori dalla Serie A comunque. Anche sto rincontro, peccato, si ritira, non, cioè non era male comunque. Andiamo avanti ancora, bisogna andare avanti qua, se no qua macello. Tanto non ci preoccupiamo delle prime partite, nel caso comunque ci abbiamo lotta tutto l'anno. Oddio, questa è un'ottima promessa, per quello che costa, sinceramente. Lo potrei strappare al Venezia, sinceramente. 7 milioni e mezzo, prestitone con 6 milioni secondo me è un'ottima promessa, magari non da titolare, però sinceramente gli butto 6 milioni, cioè va del 72, io ci metto questo con 10 anni in meno e sicuramente mi va a crescere, quindi bisogna anche ringiovanire la rosa qui. Oddio, non so se mi chiederà cruciale. Ok, importante. Sicuramente adesso a fianco gli metterò uno più esperto di lui, sicuramente. Se questo comunque riuscirà a giocare, questo secondo me durante questa stagione mi potrà salire anche a 77-78, eh. Cioè, se adesso costa 6 milioni, secondo me l'anno prossimo questo potrà costare già 20, 25 milioni, 30 milioni. Vediamo un po' il numero che sceglie. Questo è francese, se non sbaglio. Vedete con la bici adesso, e vedete è diverso qua. Che numero ho preso? Vabbè, con me, Mr. Dominic. Ah, non mi ha fatto vedere il numero. Beh, penso un bell'acqua è obbligatorio, dai. Fate un bel colpo, dai. Sì? Ma loro perché si basano sul prezzo, ma non sulla valutazione del giocatore barra potenziale. Cioè, è sbagliato, secondo me. È nettamente sbagliato, cioè. Serbin è 72. Aspettavo nettamente più forte, ma mi sto ancora seguendo questi qua. No, questi qua. Ah, Nandez del Cagliari. No, ancora devo seguire questi qua. Beh, fatemi seguire questi. 73, no. No, 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 cerco qualcosa di meglio, meglio, sinceramente. Vediamo un po', vediamo. Tommaso Milanese. No, cerco qualcosa di meglio a centrocampo. Nandez, oddio, Nandez non sarebbe male come esterno destro. Tanto, come vedete, mi porta anche svincolati, quindi Antenucci, Rincon, abbiamo detto, si ritira, quindi Satriano, che era quello dell'Inter. Anche se io devo vedere i centrocampisti, devo vedere. Ecco qua, facciamo così almeno, almeno così, vediamo meglio, vediamo. Alberto Grassi. Botta. Ma del Bari, sinceramente. Oddio, questo qua, Basic della Lazio. Fatemelo seguire, anche se, non lo so. Mazzitelli. Benassi, vabbè, l'avevamo già seguito l'altra volta. Zerbin,
No, sinceramente no. Ma sono Andes 3 giorni, sinceramente. Rosa abbiamo già aggiornato per quanto riguarda. Eccolo qui, vedete, io gli levo Badel, comunque ha 33 anni, ci metto uno quando ho 11 anni in meno, cioè, tanto lì è piede sinistro, quindi. Ma io metto qua o qua, tanto. Ah, sono entrambi piede sinistro, vabbè, tanto Strootman lo levo, poi ci metterò uno migliore. Cambierò anche i terzini. Per quanto riguarda i centrali, secondo me va bene così. Bisogna ancora fare parecchio in questa squadra. Non è ancora finita comunque. Bisogna vendere anche tutti questi qua comunque. Suraro, eccetera, eccetera. Allora, andiamo a vedere qualche centrocampista adesso, dai. Andiamo a vedere direttamente noi. Allora, CC. Anche in Serie A possiamo andare a vedere. Non voglio andare a spendere in campionati esteri. Dove magari si spende anche parecchio, sinceramente, no? In Serie A, secondo me. Sul mercato, ovviamente, non c'è nulla. Esatto, non capisco perché le squadre non vendono i giocatori. Facciamo qualsiasi. Allora, vabbè. Nicolò Barella, beh. Diciamo sarebbero tutti da seguire questi qua, come potete vedere. Castrovilli, io lo seguirei, non è che è uno che costa così tanto, quindi me lo potrei anche permettere in Serie B, diciamo. Fagioli, non so, forse farà vende schifo come nella realtà. Frattesi, vediamo un po', cerchiamo più sti giocatori qua. Enrique, vabbè, Iervolino, vabbè. Questi dell'Atalanta. Certo che 9 giorni è tantissimo, cioè cercate un po' di abbassare perché la gente si scoccia veramente. Bello Botka, cavolo, per quello che sta facendo in realtà. Cavolo. Luis Alberto, sinceramente. Se trovassi un accordo sui 25 milioni lo prenderei pure in Serie B. Ma ripeto, ma McKennie, anche se è un bidone, comunque in Serie B, ripeto, lo prenderei. Miretti, Dombele e Napoli. Ah, in prestito, vabbè, quindi possiamo già togliere, vabbè. Roberto Pereira. Pogba della Juve, Rabiot, Rincon, ha detto si ritira, Rovella, vabbè, ma giocatori scarsi questi. Sensi anche lui in prestito. Vecino della Lazio. Veloso, vabbè. Wijnaldum 80, ma no, sinceramente no. Calhanoglu. Per quanto riguarda i terzini, sempre in Serie A mi muoverei più o meno, eh. È inutile comprare i giocatori della Serie B, cioè è completamente inutile. Oddio, un quadrato in Serie B per 10 milioni di euro, sinceramente, sono soldi ben spesi, sinceramente. Anche per un solo anno, Florenzi no, sinceramente no. Sergi Roberto ha preso il Napoli. Walker ha preso la Juve. Zanoli, è scarso Zanoli. Questi sono i terzini. Poco e nulla troviamo praticamente. Ma Di Lorenzo costa, Di Lorenzo è uno che costa parecchio. Costa secondo me di 30-40 milioni di Lorenzo. Vediamo anche Lazzari, ma. Però fatemi fare una cosa, non so se qua mi escono tutti i terzini, facciamo una cosa, non in lista, se stessi sono. Cioè questo vorrei capire, secondo me sono gli stessi. Questi sono probabilmente in Serie A. Sì, sono gli stessi, cambia poco, cambia, quindi.
A casa scissa non c'è nulla. Stessa cosa facciamo anche per che sia sinistro. Ovviamente voi consigliatemi dei giocatori comunque anche per il prossimo episodio, anche come attaccanti, magari un centrocampista centrale, magari anche un difensore centrale, non è detto, voi comunque consigliatemi. C'è poca roba qui, secondo me sarebbe meglio andare su altri campionati. Purtroppo c'è poca roba. Dovrei andare su campionati esteri. Ma va bene così, dai. Questo secondo episodio, secondo me, può concludersi qui. Abbiamo preso comunque il portiere, abbiamo preso anche l'esterno sinistro. Abbiamo preso questo qua, la Primavera. Abbiamo preso lui dal Venezia. Comunque, qualche 2-3 colpi abbiamo fatti. Adesso bisogna potenziare i terzini, bisogna prendere ancora le punte, dove qua secondo me uno o due colpi glieli farò, anche fosse uno giovane, uno un campione già fatto lo prenderò. Un campione già fatto lo voglio prendere semplicemente perché se mi esplode, io approdando in Serie A lo vado a vendere anche 100 milioni, in modo che ho già il budget per farmi una squadra in Serie A. Non so quanti episodi saranno, però adesso che ci sono le partite da 3 minuti finalmente saranno meno episodi, cioè come su FIFA 22, episodi da 16, 18 a stagione, 20 episodi a stagione, probabilmente non li vedremo più perché quelle erano partite da 6 minuti, adesso ci sono partite da 3-4 minuti, quindi partite nettamente più rapide, quindi si andrà avanti col calendario molto più facilmente. Quindi secondo me ci saranno questa prima stagione forse 13-14 episodi, forse poi dipende pure quanti episodi ci facciamo col calciomercato. Vabbè ragazzi, dai, questo secondo episodio termina qui, mi raccomando, lasciate un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per non perdere i prossimi contenuti, date un'occhiata a tutti in descrizione, noi ci vediamo al prossimo video, ciao ragazzi, ciao!